studente prova dell'Italia ha consegnato una nazionale diversa, ma andiamo a vedere nella nostra videopagella i voti di calciolinks.com agli azzurri. Buffon 5, inoperoso nel primo tempo, salvo un paio di uscite basse, ma responsabile sulla rete annullata a Beasley e manca un paio di uscite alte, disattento. Zaccardo, voto 4,5. L'autorete non è l'unica negatività del primo tempo, in cui non riesce né a spingere né a difendere. Anzi, molti pericoli vengono dalla sua fascia. Dal 54esimo Del Piero, 5,5. Quasi impalpabile sino all'errore sotto porta sullo splendido assist di Pirlo. Cannavaro, 6. Una sua grave imprecisione poteva costare cara, ma con Nesta si salva soprattutto da un primo tempo brutto della squadra, meglio nel secondo tempo. Nesta, 6,5. Bravo in molte occasioni, superficiale in una che poteva essere pericolosa. Come sempre, concentrato e presente. Zambrotta 5,5. Abbastanza bene nella fase difensiva, meglio nel secondo tempo in fase offensiva, ma è da considerare che è al rientro. Perrotta, voto 5,5. Non si capisce bene il perché della sua presenza in campo. Schiacciato dai nordamericani, come tutto il centrocampo italiano nel primo tempo. Si fa male nel secondo tempo, ma deve restare in campo per esaurimento del numero di sostituzioni. Pirlo 6. Male per tutto il primo tempo, ma l'assist per Girardino e le altre finezze lo salvano da voti negativi. De Rossi, 4. Gesto assurdo ed immaturo. La gomitata rifilata a Reina in un momento in cui lottatori come lui sarebbero serviti come il pane. Totti, 5,5. 35 minuti e poi la sostituzione per riequilibrare tatticamente la gara dopo l'espulsione di De Rossi. Dal 35esimo, Gattuso, 6. Entra subito in partita ed il primo pallone che tocca lo butta dentro con un gran tiro dal limite dell'area, ma il gol è annullato per un fuorigioco inesistente. Dà forza al centrocampo. Toni, 5,5. Partita brutta la sua. Non riesce a stoppare la palla per giocare di sponda e spreca una buona occasione da gol, calciando male tra le braccia di Keller. Dal 61esimo, Iaquinta, 5. Due o tre palle toccate ed un calcio d'angolo conquistato, niente di più. Girardino, 6. Ha il grande merito di farsi trovare pronto sul calcio di punizione di Pirlo, ma con Toni incappa in una brutta partita. Dalla coppia di attacco ci si aspetta molto di più.